Lunghe code con oltre 20 minuti di attesa, cestini pieni di coni di carta, marciapiedi sporchi e negozianti che lamentano un cattivo odore di fritto. Le patatine olandesi invadono Milano ed è subito guerra. Da via Torino a Corso Buenos Aires, nelle strade dello shopping, è impossibile ormai non incrociare milanesi e turisti a passeggio con in mano coni ricolmi di patatine fritte. Una nuova moda che ha già creato malumori fra i commercianti. La situazione più critica è in Corso Buenos Aires, dove i negozianti hanno avviato una raccolta firme per obbligare il punto vendita di Amsterdam Chips a dotarsi di un filtro aspiraodori. Sempre ho parlato con loro, mi hanno detto che la pompa di assorbimento odori costava 20.000 euro, però un negozio che apre deve avere rispetto degli altri negozianti e del portiere. Se no, qui arriviamo a essere il terzo mondo. Non è bastato il servizio fornito dall'azienda con un dipendente addetto alla pulizia della strada. Coni, cartacce e avanzi di patatine continuano a imbrattare la strada e vengono lasciati dai clienti, così denunciano i negozianti, anche in galleria Vittorio Emanuele, che nel weekend si trasforma in una piccola discarica. Alla petizione hanno aderito anche residenti e alcuni uffici della zona. Contattata telefonicamente, l'azienda non ha voluto rilasciare dichiarazioni. Per carità, no? Io ho desiderio che loro lavorino come ci sia desiderio che lavoriamo tutti, però nel rispetto degli altri negozianti, delle altre attività.